Ciao, sono William Bisacchi di blogginfissi.it e oggi ti parlerò di scorrevoli panoramici. Lo scorrevole panoramico è quello che vedi qui alle mie spalle, in un campione all'interno della nostra sala mostra. È uno scorrevole che viene utilizzato proprio per la sua panoramicità. Praticamente non abbiamo profili in vista, come in uno scorrevole tradizionale. Andiamo a massimizzare l'apporto luminoso ed estetico, quindi potrò guardare il mio panorama senza nessuna interferenza. Più è bello il panorama, meglio sarà, e sarà anche un infisso molto molto luminoso. È l'infisso più luminoso che puoi fare in un'abitazione privata. L'unica cosa che avrai sarà questo montante di soli 2 o 3 cm a seconda dei modelli tra i vari vetri, che possono essere 2, come 3, 4, potrebbe essere anche una parete completamente vetrata. Considera che questi montanti centrali negli scorrevoli tradizionali sono 12 ma anche 15 cm e quindi danno un bel disturbo nella visione del tuo panorama e nella luminosità. Oltre ad essere molto belli e molto di design, hanno la particolarità di avere una guida senza inciampo pavimento, quindi non hai nessun tipo di ostacolo, hanno delle prestazioni termiche e acustiche molto elevate. È possibile realizzarli con i vetri doppi o con i vetri tripli, quindi anche in climi molto freddi, oppure nel suo habitat naturale, quindi senza nessuna tapparella o frangisole esterno. Questi qui solitamente vengono lasciati così da soli, senza nessun tipo di schermatura solare e senza nessuna zanzariera. Montando un vetro di sicurezza, un vetro blindato, è possibile avere anche una sicurezza all'interno della casa molto elevata. Perché? Perché oltre al vetro anche tutte le chiusure di sicurezza sono all'interno del telaio, e il telaio viene affogato nel muro. In questo caso vediamo l'anta apribile. Corrono molto bene, si possono fare dei pesi fino e anche oltre i 400 kg di portata, quindi dimensioni molto molto grandi. Anche il design delle maniglie è molto ricercato, si può avere la maniglia laterale integrata nel serramento che va praticamente scomparsa, o anche una maniglietta centrale, in questo caso quasi la maniglia va a scomparire. Per i più esigenti è possibile avere anche le ante motorizzate, quindi senza nessun tipo di maniglia. Uno vede queste due vetrate, sembrano delle vetrate fisse, e invece sono apribili con dei motori a scomparsa. La progettazione, la realizzazione e la posa in opera sono molto molto più complessi di un infisso tradizionale. Proprio per questa ragione è meglio affidarsi a chi ha molta esperienza sul campo e chi li ha già fatti in altri cantieri. Bisacchi è una di quelle aziende con 45 anni di esperienza e specializzata nella realizzazione di ville e di scorrevoli panoramici. Se hai bisogno del nostro aiuto, sei nelle province qui adiacenti alla nostra zona, che è a Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, ti possiamo aiutare. Se sei in altre zone d'Italia, a seconda dell'entità del lavoro che devi fare, sentiamoci e valutiamo insieme se ci sono i presupposti per poter fare il lavoro. Ciao!